Buongiorno ballerine, ballerini e amanti della danza e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi concentrerò ad analizzare le performance degli allievi della Scuola di Amici, in particolare gli allievi della Squadra della Celentano. Partiamo da Rita. Con Rita, in particolare, possiamo approfondire due aspetti, il fisico e l'espressività, per cui andremo a capire nel corso di questo video esattamente che cosa le è stato detto rispetto al suo fisico e che cosa le è stato detto rispetto alla sua espressività. Ma partiamo dall'inizio con Young and Beautiful. I've seen the world, done it all, had my... Con questo pezzo possiamo già capire che Rita è una ballerina particolarmente dotata. Ha un bellissimo collo del piede, una bella linea della gamba e anche una bella linea dei suoi arti superiori. È flessibile e anche particolarmente ruotata. Ma allora, dov'è il problema con il fisico di Rita? Andiamo a capirlo subito. L'altra cosa di cui io ti voglio parlare, ma sono sicura che tu lo sai già, è la tua forma fisica. Sì. Il problema che viene evidenziato dalla maestra Celentano è chiaramente il peso di Rita e Rita pare esserne consapevole. Forma fisica non intendo di allenamento, quindi di muscoli allenati, di aperture, di cose, perché tu hai tutto e non c'è nessun problema. Infatti la Celentano ci tiene a precisare che il suo problema fisico non riguarda le linee, la flessibilità, la tonicità del muscolo, ma proprio è un problema, tra virgolette, sempre di peso e anche di gonfiore. Di una forma fisica a livello proprio di... Estetica. Sì. Perché io ti vedo anche proprio un po' gonfia. Oh, ok. Vorrei farvi notare il linguaggio del corpo della maestra Celentano quando cerca di spiegare a Rita e comunicare questi problemi con il fisico. Si vede che anche lei fa fatica a parlare di questa tematica. Vedete come continua a sistemarsi la maglietta. Il linguaggio del corpo parla tantissimo, parla molto di più e dice molto di più rispetto a quello che poi vanno a comunicare le nostre parole. Riusciremo a fare magari un lavoro un pochino più mirato con nutrizionista, vediamo. E si vede proprio questo dibattito anche, secondo me, molto interiore della maestra Celentano. Da una parte abbiamo lei che è un'insegnante che sa che cosa richiede il mondo dei ballerini professionisti, quindi sa che con il tipo di fisico di Rita, se lei riuscisse a sgonfiarsi, sarebbe probabilmente perfetta per entrare in una compagnia dal punto di vista fisico. E ovviamente queste cose ve le dico facendo riferimento al mondo dei ballerini professionisti, quindi non sono cose che invento io, ma sono canoni che sono proprio scritti, diciamo, nel mondo della danza. Però la cosa importante è saper mangiare, non mangiare, soprattutto col lavoro che facciamo noi, perché ti devi asciugare, eh? Ok? Sì, certo. Ecco perché, facendo le mie analisi oggettive, molte volte mi trovo perfettamente in linea con la maestra Celentano. Non perché lei sia particolare e racconti delle cose strane, ma perché è quella che più di tutti rispecchia quello che è la richiesta del mondo professionale della danza. Non ha inventato lei questi canoni, non li ho inventati io, sono i canoni che esistono ed è inutile fare finta di niente, perché comunque quando andiamo ad un'audizione dobbiamo avere determinati criteri fisici. Ci stiamo riferendo ovviamente alla danza classica, alla danza moderna. Il contemporaneo già vuole un fisico leggermente differente. Dall'altra parte si vede che lei fa fatica a comunicarle queste cose perché sa che deve comunicarle perché quello è l'obiettivo da raggiungere, ma probabilmente anche lei ha ricevuto delle pressioni, ha comunque dovuto lottare, tra virgolette, no? Con accettare il proprio corpo, perché bene o male è qualcosa da cui tutte le ballerine passano, o quasi tutte. Ce ne sono alcune che sono estremamente fortunate dal punto di vista del peso o comunque del loro fisico, quindi non hanno di questi problemi, ma ne hanno altri sicuramente, perché la perfezione ovviamente non esiste e la danza purtroppo richiede, no?
la perfezione. Io ovviamente non so con certezza se la Celentano abbia avuto delle difficoltà ad accettare il proprio fisico, a lavorare sul suo fisico, ma mi immagino di sì, perché lo abbiamo avuto tutti, ok? Io in primis. E quindi dal suo linguaggio corporeo traspare questa difficoltà che probabilmente anche lei ha vissuto e che magari non vorrebbe che gli altri vivessero, ma che purtroppo si va a scontrare con una realtà che è quella dal fisico longilineo, molto magro, eccetera, 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 di cui abbiamo sempre parlato, soprattutto qui in Europa o nei paesi dell'est. Però la cosa importante è saper mangiare, non mangiare, soprattutto col lavoro che facciamo noi, perché ti devi asciugare, eh? Ok? Sì, sì, certo. Ma vedete che comunque l'ha approcciata in modo molto gentile, in modo molto carino, in modo sensibile, ok? Le ha detto possiamo fare un lavoro con gli specialisti, le ha riferito che non significa non mangiare, ma significa mangiare in modo corretto. E io specificherei ulteriormente che non è solo il mangiare in modo corretto o sano, ma è il mangiare in modo corretto per noi, per me Lea, che è sicuramente diverso da per lei Rita o per lei Alessandra o per lei Maria, ok? È il compito della Celentano dire queste cose, perché è ovvio che lei vuole accompagnare il ballerino al mondo professionale, che poi lei non sempre usi i modi che ha usato questa volta, che sono stati molto appunto delicati e sensibili, ma che usi a volte modi più forti, assolutamente sono d'accordissimo con chi dice che forse non sempre ha del tatto a sufficienza, però l'obiettivo che lei vuole raggiungere è accompagnare il ballerino nel mondo professionale, e conoscendo molto bene il mondo professionale sa anche quello che deve chiedere ai suoi allievi, e a volte sono delle richieste che costano fatica a lei e che costano fatica ovviamente soprattutto all'allievo. Oh, che c'è? Io non piango perché lei me l'ha detto, è perché cioè è già da tanto tempo che ci provo e non ci sono riuscita, capito? Perché infatti poi vediamo che Rita ha un momento un po' down, perché dice io so che ho questo limite tra virgolette e ci ho provato, non sono riuscita. Ovviamente è una cosa molto molto difficile, io l'ho provato sulla mia pelle per prima e ve l'ho raccontato tante volte, quando una donna passa dal periodo dell'adolescenza, ma in generale quando passa tutti quei periodi di cambiamento non è semplice, perché magari vedi appunto che il tuo corpo tende un pochino più a gonfiarsi, è capitato anche a me, e devi capire se hai delle intolleranze, devi capire qual è lo stile alimentare più adatto a te. Non è semplice, non è semplice. Chiudiamo la parentesi del fisico e continuiamo con gli aspetti tecnici. Questo cambre iniziale, cambre derrière, molto forzato, perché era appunto una richiesta coreografica. Solitamente nella danza non si fanno dei cambre che vanno a stressare, a caricare così tanto la zona lombare, ok? Il cambrè a carico della zona lombare, sono più a livello della zona toracica, ok? Poi si cresce sempre, si va indietro, ma questo era una richiesta coreografica. E questo cambrè così forzato, così pronunciato, da lei eseguito molto bene, quindi questo ci denota una grande mobilità e flessibilità della sua schiena. I giri in attitude sono spettacolari, li esegue perfettamente in asse, con grande controllo, gira, gira e poi quasi sospende il giro, ha una bellissima dinamica del giro perché utilizza molto bene lo spot, quindi veramente li ha eseguiti benissimo. Tutti questi passaggi, le aperture a terra sono eseguiti bene, sono eseguiti molto fluidamente, ha una sorta di plasticità nel suo corpo e ce la comunica, e risultano anche ben collegati e articolati. Il développé a terra è ottimo, molto andeor, molto articolato. La capriola sulla spalla risulta molto fluida, non ci sono inghippi nell'esecuzione e ha un bel contatto con i piedi sul pavimento. È sempre importante il contatto dei piedi sul pavimento in tutto quello che è il lavoro a terra, cioè il floor work. È una vera e propria tecnica e prevede che i piedi restino a contatto con il pavimento il più possibile. Questo è per rendere armoniosa la visione del passo, della sequenza al pubblico, perché se vediamo piedi che si staccano da
terra durante l'esecuzione, perdiamo un po' di fluidità del flusso di movimento che invece il floor work vuole mantenere, come se fossimo un tutt'uno con il pavimento. La spaccata molto bene, questo attitude passé è sublime, io adoro questi passaggi di tecnica pura, di dinamica, di articolazione del corpo, eseguito veramente bene. Anche il rond all'air, grande tecnica, dinamica, flessibilità, rotazione, tutto. Andiamo a capire l'espressività, un'altra, diciamo, nota dolente rispetto alla ballerina Rita. In effetti in questa coreografia abbiamo poca intensità, soprattutto paragonata al carico emotivo della musica e la forza di questa melodia e di queste parole della canzone in sé. Adesso chiudo qui il discorso sull'espressività perché lo voglio approfondire con Mare Malinconia. Inside, la prima vera e propria coreografia che impara nella scuola di Amici. Ovviamente la coreografia che lei aveva portato, Young and Beautiful, era una coreografia probabilmente che aveva provato per un sacco di tempo e che era abbastanza nelle sue corde, era uno stile a cui era abituata. Cambiamo un pochino stile, cambiamo un pochino corrente di sempre danza modern contemporary con Inside. Andiamo a sottolineare alcuni aspetti tecnici che ci aiutano a capire se ha eseguito questa coreografia bene o così e così. L'attitude alla seconda è controllato, tenuto, eseguito bene. Al contrario dell'attitude derrière in cui tentenna, non riesce a prendere bene la posizione, approfondire con il plié, ma saltella un po'. Il penché in attitude è eseguito molto molto bene. Il mini cabriole risulta un pochino oppresso. Il salto ci deve sempre dare l'idea di qualcosa che ci porta in alto, mentre questo cabriole, anche se ovviamente lo sguardo era rivolto in basso per rendere una contrapposizione coreografica, comunque risulta basso, risulta un po' pesante. Invece avremmo dovuto vedere qualcosa che risultava portato in alto, al contrario del busto che tendeva verso il basso. Tutta questa prima parte, al di là di quegli elementi tecnici usciti meglio che vi ho segnalato giusto poco fa, tutto il resto risulta un po' instabile. Mentre nella seconda parte c'è tanta confusione, poca chiarezza. Risulta anche poco fluida e non vi è tanta dinamica, per cui questo pezzo io lo chiamerei un po' il pezzo di assestamento, perché non è andata proprio bene, ma probabilmente deve anche abituarsi un po' al nuovo stile. Adesso andiamo a capire la sua espressività e tutta questa grande questione con la coreografia Mare Malinconia. Nata sotto una cattiva stella, sotto un cielo di rabbia e tempesta. Questa coreografia lei l'ha studiata con Elena, l'ha studiata però in sala mentre Elena aveva una maschera. Portava una maschera perché le è stato detto che lei non doveva vedere l'espressione di Elena, ma doveva cercare di creare da sé l'espressione e cercare di capire in quale punto della musica dover fare un determinato tipo di espressione piuttosto che un'altra. Tempesta, mille diavoli si rincorrevano per la città. Questa coreografia gli è stata data da Emmanuel Lo. Alla fine della sua esibizione si confrontano e andiamo a capire che cosa dicono. La cosa chiara, la cosa forte di questa canzone era proprio la malinconia che doveva uscire sul tuo volto e nella tua danza. Piccola parentesi, ho amato particolarmente questa coreografia. Mi è piaciuta molto la coreografia legata alla musica e mi è piaciuta molto anche l'interpretazione che ha dato Elena. Sono d'accordo con Emmanuel Lo. Era un contrasto tra libertà, forza e malinconia.
io ho visto una linea dritta, quindi... È vero che la coreografia ci doveva comunicare malinconia. La malinconia non è così semplice da riuscire a mostrare. L'avevo visto che correvi verso la scogliera. La più alta della baia, picco sopra il blu. Ma penso che Elena sia riuscita perfettamente, quindi prendiamo come riferimento Elena e la sua espressività in questa coreografia. Una vestita di ombre, di onde, di schiuma, una regina di periferia, un soffio di sabbia e di vento ti si porta a me. Provate a pensare a quando siete stati malinconici e cercate di capire se effettivamente è una sensazione che vi corrisponde, se siete sulla stessa onda. A me è successo. Invece, se andiamo a vedere Rita, effettivamente, come dice Manuel Lo, è un po' tutto piatto. Sono d'accordo anche però con quello che ci dice la Celentano. Gli è stato negato di vedere il video. È stata l'assistente, è stata messa con una maschera, quindi non le, e gli sono stati insegnati solamente dei passi di danza. Perché non assegni un compito che prevede di lavorare sull'espressività mettendo una maschera su chi dovrebbe insegnartelo. Deve essere tutta farina del tuo sacco, ecco perché avrò questa in sala. Bene. Perché l'espressività innanzitutto è qualcosa di molto personale, per cui anche se Elena avesse fatto vedere le sue espressioni sarebbe stato comunque molto raro e difficile che Rita le avrebbe emulate, ok? Perché l'espressività non è un copiare, ma è qualcosa che viene da dentro e che cerchiamo di portare fuori. Allora questo, scusami, non è un lavoro costruttivo perché il compito va insegnato. C'è da lavorare molto, si farà un lavoro su questo, perché lei è la prima che dice che è introversa. Come per tutti gli altri aspetti della danza, per l'aspetto del fisico, per l'aspetto della tecnica, così anche l'espressività, si parte da una base. E se io ho, ad esempio, un fisico molto dotato, sarà molto più semplice andare a lavorare su quelli che sono i difetti o i punti deboli. Se invece parto da un fisico che magari è l'antidanza, sarà ancora più complesso. Però mi è sembrato un compito solo per dimostrare che lei non è espressiva. No. Sì, spiego. Perché tu dici delle cose e ne fai delle altre. Nel caso di Rita risulta difficile lavorare sull'espressività perché parte da una base abbastanza difficile, perché lei di per sé risulta un po' apatica. E quindi è ovvio che la strada da fare per raggiungere l'obiettivo dell'essere espressivi è molto più lunga rispetto magari a un Ramon che parte invece da un'espressività, da un livello di espressività già più alto. Inoltre questa coreografia permetteva di cambiare molto spesso la propria espressività dal punto di vista del viso e quindi era molto stimolante. Ma se uno è proprio un po' acerbo dal punto di vista espressivo, la coreografia può essere stimolante, ma non riusciremo mai davvero a coglierla e a rappresentarla nel migliore dei modi. E portavano a te quelle bronche lasciate sopra il bagnasciuga. In questo caso parliamo sia di espressività gestuale che di espressività facciale, ok? Perché facciale è proprio non esiste dal punto di vista di Rita, perché veramente non cambia la sua espressione del viso, ma quella gestuale rimane un po' frenata proprio perché lei fa fatica a evidentemente vivere e soprattutto ad esternare poi questi sentimenti o le sensazioni che prova danzando. Quindi se non le vivi non riesci a tradurle in gesto e se non riesci ad esternarle è difficile che tu riesca a tradurle con il tuo viso. E portavano a te che ballavi su un tavolo sotto la luna. Proprio in uno di questi giorni Rita tra l'altro riceve un ultimatum dalla maestra Celentano che le dice che se lei non produce risultati dal punto di vista espressivo verrà assolutamente spedita a casa, ma proprio dalla Celentano. Continuiamo con Ramon, come lo chiama la Celentano. Partiamo dal fisico di Ramon. Ramon è un ballerino molto alto, ha un fisico molto longilineo, bellissima linea della gamba, soprattutto un grandissimo collo del piede, quindi molto bello, molto flessibile, andeor, ruotato, per cui molto molto bene.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, questa variazione si apre con queste split all'air meravigliose, a tutto, a flessibilità, a rotazione, piazzamento, apertura e anche un gran bel ballon che gli permette di saltare molto in alto. Tra l'altro vorrei farvi notare che non dobbiamo solo concentrarci su quei grandi passi che stupiscono il pubblico, perché un vero ballerino professionista lo notiamo dai dettagli. E in questo caso i dettagli di cui parlo sono gli instep, cioè i passi tra una split e l'altra, che sono eseguiti bene, articolati e felpati. L'entrelacé è eseguito particolarmente bene, abbiamo questo bellissimo scambio di gambe in alto, quindi benissimo. Anche i giri sono eccellenti e i tour all'air sono eseguiti in modo perfetto, quindi l'ultima diagonale è veramente eseguita benissimo. Vediamo una bella coordinazione con le braccia, una bel ballon, perché lui si alza tanto facendo il tour all'air. Come dicevamo per la split, la stessa cosa vale anche proprio per il tour all'air. Dal punto di vista dell'espressività, molto bene gestualmente e anche come atteggiamento direi che ci siamo dal punto di vista delle Fiamme di Parigi. L'unico appunto che voglio farvi e che noto dalla sua performance è una certa rigidità. Mi spiego meglio. Lui afferma di non aver mai fatto né modern né contemporary e questo un pochino si vede perché è rimasto proprio all'impostazione classica e super accademica della danza classica. Ma ovviamente un ballerino deve essere eclettico e deve essere versatile e il moderno e il contemporaneo ci donano un po' questa morbidezza che va anche ad arricchire la danza classica. Infatti vedrete che lo studio di queste discipline lo aiuteranno tantissimo. Gli elementi di tecnica classica sono eseguiti molto bene, sono eseguiti da manuale, per cui non abbiamo niente da dire. Gli elementi invece di tecnica più modern non sono eseguiti male, ma mancano proprio di quelle caratteristiche della tecnica modern, cioè superare il classico nel senso che bisogna rompere gli schemi, uscire un po' dalla rigidità, ammorbidirsi, control, release, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi che cosa traspare? Traspare questa eccessiva impostazione che lui ha, che è del tutto normale perché viene dalla danza classica, ha sempre fatto solo quella, e va a mancare tutto quello che è il grounded, quindi il fatto di essere vicini al pavimento, di abbassarsi. Lui è molto alto, per cui è ancora più complicato per lui, ok, andare ad abbassarsi, ma è qualcosa che si studia perché fa proprio parte della tecnica di danza moderna, perché sì, anche la danza moderna ha una tecnica, quindi ovviamente bisogna rispettare tutte le varie tecniche con le loro caratteristiche. Capisco il punto in cui vuole arrivare Raimondo e sono d'accordo. In questo caso, tra un momento e l'altro, quello che c'è di mezzo, secondo me, ci deve andare un pochettino a lavorare. Ma dire tra i tuoi giri, i tuoi salti che vanno benissimo come se fosse una cosa scontata, no. No, perché la tecnica classica è una delle tecniche più difficili. Ogni disciplina ha la sua tecnica, ma la tecnica della danza classica è difficilissima da raggiungere, ci vogliono anni e anni di studio e quindi non va mai, mai sottovalutata. Ma sono particolarmente d'accordo con lui quando dice che i pezzi in mezzo, cioè la tecnica di danza moderna, è un po' carente. Ok, non era proprio fluido. Ci sei? Sì. Motivo per il quale, se fossi allievo mio, io ti farei fare una coreografia senza nulla dei tuoi top salti, giri,
E lui fa una bella cosa perché gli dà un compito proprio per lavorare su quei pezzi in mezzo, cioè sulla tecnica moderna, che adesso andiamo a vedere perché è molto interessante. Quindi nel complesso la performance l'ha eseguita bene dal punto di vista della tecnica più classica, un po' meno dal punto di vista della tecnica moderna. Andiamo a vedere il compito, Because the Night. Beh, sicuramente ha cambiato registro, cioè ha utilizzato un'energia profondamente diversa, un'energia che si adatta benissimo alla tecnica modern che abbiamo in questo pezzo. Ha utilizzato una bellissima dinamica ed è riuscito ad abbassarsi di più. È ovvio che il grounded di cui abbiamo bisogno in queste tecniche è più profondo, per cui ci vorrà ancora tanto tanto lavoro, ha avuto solo una settimana per lavorare su questo pezzo. Ma, e qui abbiamo il puro e classico esempio, le sue basi forti di danza classica gli permettono di lavorare in modo molto più veloce e raggiungere l'obiettivo rapidamente del sciogliersi. Perché quando una cosa è costruita e ce l'abbiamo, poi possiamo andare a decostruirla. Non è facile, perché sicuramente per lui non è facile, non ha ancora raggiunto quell'obiettivo, ok? È ben lontano da chi la tecnica moderna e contemporanea la mastica tutti i giorni. Ma in una settimana ha fatto un salto da gigante. Questo ci dimostra che la tecnica e la base classica sono proprio un foglio bianco, una tela bianca su cui poi noi possiamo andare a scrivere, a colorare, a disegnare e esce veramente un capolavoro. Certo, delle volte ci può imprigionare, ok? Quindi lo vediamo dalla sua eccessiva a volte impostazione, rigidità, ma se e con gli insegnanti giusti, le tips corrette, riusciamo poi a scioglierci top. Il floor work così e così, ovviamente anche questa è una tecnica, va studiata, ok? Perché abbiamo spesso i piedi che si sollevano da terra e manca un po' questa profonda connessione con il pavimento, però tutto sommato l'ha eseguita bene e anche l'espressività molto molto bene. Quindi sono molto contenta di questo lavoro che gli hanno fatto fare, perché è un bel percorso, una bella dimostrazione. Gianmarco è un ballerino in stile hip hop. Come ben sapete, io non mi intendo dello stile hip hop, lo abbiamo già intravisto nella verifica della Celentano, abbiamo capito che purtroppo non ha delle basi classiche. Però non sono fondamentali per la disciplina dell'hip hop e abbiamo visto anche che fa un pochino fatica con memoria, velocità di apprendimento, ok? Però nel suo stile mi piace. Sembra che abbia una bella dinamica, una bella fluidità, dà anche dei belli accenti, degli stacchi, dell'isolamento. E sicuramente quando balla il suo stile ha una bella presenza scenica. Non possiamo definirlo però un ballerino versatile. Con Gianmarco si concludono tutti gli allievi della squadra della Celentano e quindi anche le mie analisi. Ma volevo raccontarvi una piccola novità, ovvero che ho aperto un nuovo canale YouTube, si chiama Lea Positive, è un canale in cui parlo di crescita personale, finanza personale, vi racconto come scrivo quotidianamente il mio diario personale, come faccio budgeting, dove investo i miei soldi, quali letture mi colpiscono particolarmente, insomma, se siete interessati io vi aspetto anche su Lea Positive, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!